Vittorio Condinanzi, rappresentante della mozione Bersani nelle fila di Attucci. Cosa sono state per lei le primarie e cosa ha significato questo voto? Ma le primarie sono state viste come una grande partecipazione democratica, anche se io sono stato sempre contrario alle primarie per eleggere i segretari dei partiti. Per me le primarie possono essere un grande segno di democrazia, ma nel momento in cui il popolo delle primarie è chiamato a votare per il candidato sindaco, il candidato presidente della provincia, il candidato presidente della regione, il candidato presidente del consiglio. Quale risultato si è configurato dal voto del 25 e quale analisi lei ha effettuato? Ma il risultato del 25 per alcuni aspetti era un risultato quasi scontato, perché soprattutto le idee, le proposte di Bersani erano idee e proposte che tentavano di far ritornare ad essere il Partito Democratico, o meglio, per la prima volta il Partito Democratico, un partito radicato nel territorio che ricomincia a tessere una serie di relazioni con le categorie produttive, con i lavoratori, con gli studenti, con i disoccupati. Cosa cambia oggi negli equilibri regionali? Ma negli equilibri regionali non cambia molto, perché la stessa scelta del gruppo dirigente del Partito Democratico a livello regionale era una scelta che è dipesa da quella che è la storia di governo di questa regione. Queste due grandi forze che hanno costituito il Partito Democratico, queste due grandi forze erano forze radicate all'interno della società regionale. Questo radicamento sono riusciti a dimostrarlo anche attraverso il loro governo. Quindi da 15 anni noi assistiamo in questa regione a un governo del centro-sinistra che per molti aspetti ha portato una serie di grandi conquiste, anche se molto c'è da fare. Da società assistita sta tentando di ritornare, di essere finalmente una società autoconclusiva, dove appunto le categorie produttive, i ceti sociali cercano di scrollarsi verso il vecchio assistenzialismo meridionale per tornare a essere protagonisti. Nel Metapontino le liste collegate a Bersani hanno avuto un ottimo risultato. Da dove si deve ripartire? Noi non abbiamo avuto una iniziativa di partito che anche nel Metapontino ha potuto offrire riferimenti, penso per esempio a categorie che in questi momenti attraversano grossissime difficoltà, come quella dei contadini, degli imprenditori agricoli. Il partito non è stato riferimento nel Metapontino. E anche il fatto stesso che nel Metapontino ci siano state queste occasioni di democrazia forse può portare ad una iniziativa più forte del Partito Democratico verso quelle categorie che in questa zona hanno fatto e penso che per molto tempo continueranno a fare la storia sia economica che sociale. Quale sarà la nuova segreteria, o meglio, quale segreteria auspica lei? Ma se dobbiamo riferirci al dato assoluto di chi ha preso più voti all'interno di questa regione, noi dovremmo praticamente avere come segretario Speranza, anche se io non so quali saranno poi gli effettivi giochi che si potranno giocare all'interno dell'assemblea regionale. Sarebbe naturale che fosse Speranza, perché è il candidato che ha preso in assoluto qualche migliaio di voti in più rispetto agli altri. Fermo restando che questo non significa che a livello di gestione del partito le problematiche, i temi che hanno sollevato le altre due mozioni non debbano essere e non debbano diventare propri anche del segretario, se sarà Speranza a diventare segretario regionale. Lei non aveva dubbi sulla elezione di Bersani. Ecco, lei da ex sindaco,
cosa chiederebbe al nuovo segretario nazionale? Ma intanto bisogna dire che Bersani ha già una grande esperienza, ha avuto una grande esperienza di amministratore. Non solo è stato presidente della giunta regionale dell'Emilia-Romagna, che è una delle regioni più forti dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, è stato anche ministro e per molti aspetti è riuscito anche a utilizzare quella carica di ministro per i primi tentativi di riforma all'interno di questo nostro paese. Spero che la sua gestione possa effettivamente far diventare il Partito Democratico veramente un partito che sia il riferimento del popolo. Questa è la questione politica fondamentale, cioè non si può più pensare, anche oggi, anche quando tutti gli altri possono gestire i grandi mezzi di comunicazione di massa, non si può pensare più a un partito leggero. C'è bisogno di un partito che si cali nella realtà del territorio, che riesca a riprendere una discussione con le categorie sociali e che da questa discussione poi riesca a trarre tutta la linfa che poi dovrà utilizzare per modificare, per governare questo paese. La nuova squadra di Bersani comprenderà anche Franceschini e Marino. Dove sta andando questo partito? Quale partito le vede? E soprattutto, sarà un grande partito socialista? Il fatto che possa e debba coinvolgere i rappresentanti delle altre mozioni, questo mi sembra anche un dato scontato, perché alla fine poi Bersani ha vinto col 53-54% dei voti, l'altro 46-47% è rappresentato dalle altre mozioni. Quindi la gestione di un partito che faccia a meno, che voglia fare a meno del concorso degli altri a livello di idee, a livello anche organizzativo, mi sembra che sia una gestione che abbia poco respiro. Quindi il coinvolgimento degli altri nella gestione del partito sarà fondamentale, io sono d'accordissimo. Ecco, dove sta andando questo partito? E appunto, sarà un grande partito socialista? Ma io penso che ormai oggi non ci sia più molto da discutere sulle categorie ideologiche. Sarà un grande partito riformista, sarà un grande partito democratico, sarà un grande partito che poggerà il suo modo di lavorare sulla partecipazione, spero, di tutti quelli che vorranno partecipare, perché diversamente se continuerà o se diventerà un partito arroccato su un ristrettissimo gruppo dirigente che dall'alto del colle romano vorrà decidere e discutere secondo i vecchi canoni di discussione, azzerando ogni autonomia, penso che non avrà molta strada da fare. Cosa serve alla regione Basilicata, alle forze che la compongono, per governare bene? Ma io parto sempre da un presupposto. Prima di tutto serve la partecipazione, organizzare degli strumenti che favoriscano la partecipazione, perché favorendo la partecipazione poi si possano decidere le strategie e le soluzioni per tanti problemi che abbiamo. Adesso stiamo attraversando un momento di crisi eccezionale e all'interno di questa crisi probabilmente ci sono già i semi per una rinascita anche e soprattutto nelle regioni meridionali. Se non riusciamo a cogliere questo aspetto, sicuramente non avremo grandi orizzonti da verificare. Serve soprattutto una grande autonomia per le scelte che dovranno essere fatte in questa regione, scelte che appunto dovranno completare la dismissione dell'assistenzialismo e favorire anche la soluzione di tante questioni sociali rispondendo ai bisogni dei più deboli. Diversamente noi non avremo una capacità di governo. Certo, potremmo costruire le migliori zone produttive, le migliori attività produttive del Mezzogiorno, ma se non riusciremo ad affrontare alla radice la grande questione sociale che abbiamo in Basilicata nel Mezzogiorno, sicuramente non avremo fatto il nostro dovere.